POMAC è il polo museale dell'Ateneo Aquilano, inaugurato nei locali di Scienze Umane in via Lenizza. La sezione di archeologia del polo museale, la prima, nasce dall'accordo di collaborazione sottoscritto tra il Dipartimento di Scienze Umane e la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere ed è finalizzato alla valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio archeologico del territorio aquilano. Il filo conduttore di questa collezione è costituito dalle dinamiche insediative del territorio aquilano nel periodo compreso tra la tarda antichità e il basso medioevo, i reperti provenienti dalle numerose campagne di scavo che hanno affiancato i corsi di archeologia medievale dell'Università dell'Aquila su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali consentono di avere un quadro di sintesi delle trasformazioni che la Valle dell'Aterno ha subito dopo la tarda età imperiale. Dopo anni di ricerche tramite scavi archeologici e indagini topografiche, il quadro degli stanziamenti che si comincia a delineare per il territorio aquilano è di sostanziale continuità. I reperti esposti abbracciano le principali tappe insediative del territorio, dalla caduta dell'Impero Romano alla nascita dell'Aquila, attraverso le complesse vicende legate ai numerosi piccoli borghi sorti nella vallata Miternino-Forconese. Diciamo, il progetto sul polo museale è partito 3 anni fa e l'idea era di valorizzare tutte le cose che avevamo noi, che sia dal punto di vista dei reperti archeologici storici, ma anche tutta la componente scientifica, che in qualche modo sono anche loro reperti, no, relativi all'innovazione tecnologica. Quindi l'idea del polo è di averlo in sezioni, queste sezioni saranno ospitate nei vari poli universitari e quindi saranno aperte e costituiranno un ulteriore elemento, speriamo, di attrazione, di interesse, di voglia di venire e di mescolarsi nei nostri edifici insieme agli studenti. È un percorso condiviso, è un percorso che abbiamo sostenuto con grande piacere perché, come è noto, in tutto il lavoro che si sta facendo da anni sul territorio aquilano, ma in particolare con la ricostruzione, il tema dell'archeologia è un tema molto sensibile, è un tema che raccoglie attenzione, curiosità tra i non addetti ai lavori e interesse scientifico tra gli addetti ai lavori. Ci sta restituendo tante cose, questo è un percorso circoscritto alle attività didattiche che l'università ha fatto negli scavi archeologici di archeologia medievale, ovviamente è un primo passo molto importante e l'apertura alla città è un ingrediente nuovo direi per la città. È un percorso su cui lavoriamo perché, come sappiamo, l'Aquila aspetta il Museo Civico Archeologico a Santa Maria dei Raccomandati, l'Aquila aspetta notizie e risposte sui tanti ritrovamenti che facciamo giorno per giorno nella ricostruzione e quindi è un cammino che comincia e siamo contenti di accompagnarlo fin dall'inizio. Un'iniziativa importante che sarà aperta a tutti i cittadini. Il polo museale sarà un luogo di cultura, ma anche un luogo di incontro, come testimonia l'attenzione rivolta alle persone diversamente abili, perché ci saranno percorsi dedicati ai non vedenti e ai non udenti. Quello che mi piace ogni volta che si apre un museo, insomma, un luogo così prezioso, mi fa pensare al fatto che specialmente l'archeologia, quando si ritrova un oggetto, uno strumento, in realtà ritroviamo noi stessi, perché poi dallo studio di questi oggetti e di questi strumenti andiamo a riscoprire quale è stata la nostra vita, la nostra storia, le nostre usanze, appunto gli usi e costumi. E come diceva qualcuno, insomma, è dalla nostra memoria che possiamo andare avanti. Quindi è veramente un luogo magico il museo e quindi invito veramente tutti i ragazzi a venire per scoprire questi tesori. Spesso in un museo si sta in religioso silenzio, no? Nella contemplazione di questi oggetti. E mi piace proprio questo, il fatto del religioso silenzio come se fosse quasi una chiesa, perché è un posto magico, un posto dove, ripeto, andiamo a vedere qualcosa ma in realtà troviamo noi stessi.